Ed eccoci qua, bentornati in diretta, Closing Bell Le Fonti. Siamo comunque live da Washington, stiamo seguendo insieme la cerimonia dell'insediamento di Joe Biden. Ovviamente tra poco commenteremo con il nostro ospite. Andiamo prima a vedere come sta performando Wall Street durante questa giornata storica per gli Stati Uniti. L'S&P 500 in rialzo dell'1%, Dow guadagna mezzo punto percentuale, il Nasdaq guadagna 223 punti in area 13.400. 421 con una performance del comparto tech, in particolar modo i Fang in forte rialzo a partire da Amazon in rialzo del 3% e Netflix che guadagna quasi il 15%. Però torniamo appunto a Capitol Hill, dove è arrivato proprio poco fa Joe Biden, anche per capire insieme al nostro ospite quali sono le prospettive della nuova amministrazione. Parte, inizia una nuova era negli Stati Uniti e ci sono tantissime sfide davanti, in primis un popolo, una popolazione fortemente diviso. Ovviamente Trump era uno dei presidenti più votati da sempre, l'unico più votato di lui era appunto Joe Biden, quindi potete immaginare da soli quale sia la situazione negli Stati Uniti, una cerimonia un po' più diversa rispetto a quella che ci siamo abituati a vedere, tantissimi ovviamente poliziotti. Perché già ci sono arrivati dei segnali della FBI che potrebbero esserci nuovi mobs come quelli che abbiamo visto a Capitol Hill il 6 di gennaio. Noi siamo in compagnia di Roberto Mennotti, direttore di Aspegna Online. Buon pomeriggio, ben ritrovato. Grazie, buon pomeriggio a voi. Grazie per essere con noi appunto in questa giornata storica per gli Stati Uniti. Parte una nuova era, come stavo dicendo, sarà secondo te all'altezza delle sfide la nuova amministrazione, Roberto? Lo dobbiamo sperare tutti, credo, anche coloro, insomma, che possono essere in parte d'accordo, in parte meno con l'impostazione che darà Joe Biden. Credo che sia molto importante che in qualche modo questo grande paese, questa grande democrazia, venga in qualche maniera riunita, ricucita dalla nuova amministrazione. E il compito principale, credo che Biden si è già prefisso, l'ha già fatto capire dalle dichiarazioni sia della campagna elettorale sia di questi ultimissimi giorni, è cercare di rimettere assieme il paese, creare un certo, come dire, clima di decoro istituzionale, di buon rapporto con le istituzioni, di maggiore fiducia tra le fazioni politiche, non soltanto tra i cittadini e le istituzioni. Quindi un compito ovviamente molto molto complicato, ovviamente complicato anche dal fatto che non possiamo dimenticarlo, c'è in corso una pandemia molto molto grave e direi in questo momento negli Stati Uniti gestita in maniera molto peggiore che in molti altri paesi ricchi e avanzati, soprattutto per la carenza che c'è stata in questi mesi di amministrazione Trump di qualsiasi vero ruolo dell'amministrazione a livello federale. Cioè c'è stata sostanzialmente una delega quasi completa ai singoli stati. Questo è un punto su cui secondo me immediatamente Biden dovrà mettersi al lavoro e poi ovviamente ci torneremo, credo, con voi fra poco, c'è la grande questione dell'eredità di un paese in recessione in questo momento, con buone prospettive di ripartenza economica, ma certamente in una fase molto negativa per l'economia. Assolutamente sì, poi abbiamo sentito ieri anche Janet Yellen, il nuovo segretario del Tesoro. Lei sta proprio dietro Biden per quanto riguarda il piano lanciato da lui, presentato da lui pochi giorni fa, di 1.900 miliardi di dollari, ovviamente aiuti fiscali appunto legati alla pandemia. Secondo te, allora, sono successe cose che nessuno avrebbe potuto immaginare, ovvero i repubblicani mettersi contro Trump che è una legge per i repubblicani. Perché? Perché è un presidente con un forte sostegno dell'elettorato. Però Mitch McConnell ha detto proprio ieri che è colpa di Trump tutto ciò che è successo a Campidoglio il 6 di gennaio. No, nessuno poteva immaginare che un repubblicano, poi Mitch McConnell è proprio un repubblicano repubblicano, avrebbe potuto esprimersi pubblicamente in questo modo. Quindi secondo te i repubblicani potrebbero cogliere questo pacchetto con un po' di più ottimismo o almeno con un tono diverso? Credo effettivamente che in questo momento, soprattutto nei primi mesi dell'amministrazione Biden, assisteremo a quello che è sempre stata una tradizione della politica americana, ovvero una sorta di luna di miele.
Lo abbiamo un po' dimenticato perché l'amministrazione Trump è stata talmente peculiare, in effetti, da non avere affatto una prima fase di rapporti abbastanza distesi anche con l'opposizione politica in congresso. Credo invece che nel caso di Biden avremo in qualche misura, un tentativo di collaborazione su alcune misure molto urgenti, anche economiche. Per esempio, come abbiamo visto in queste ultime settimane, sulla questione del sostegno immediato. Quindi assegni che vadano direttamente alle famiglie o sostegno immediato per gli stessi stati, quindi per le amministrazioni, diciamo, locali, c'è comunque una componente del Partito Repubblicano disposta a collaborare in qualche misura con i democratici. Ovviamente, l'impostazione complessiva di politica economica di Biden sarà invece molto criticata, credo, dai repubblicani e anche abbastanza rapidamente. Però, come dico, su alcune misure particolari potrebbe esserci una qualche forma di collaborazione. Poi bisognerà vedere naturalmente. Come appunto hai appena accennato, il destino del Partito Repubblicano. Il miracolo, nel senso negativo del termine, che è riuscito a realizzare Trump è che sostanzialmente a novembre il Partito Repubblicano aveva, fra virgolette, vinto le elezioni, nel senso che aveva guadagnato seggi alla Camera, e aveva tenuto sostanzialmente una linea difensiva al Senato. Nell'arco di quelle poche settimane durante la transizione, Trump è riuscito non soltanto a perdere nel modo peggiore la presidenza, contestandone i risultati, come abbiamo visto, fino agli eventi del 6 gennaio, ma di fatto ha spinto i repubblicani alla sconfitta in Georgia e quindi a perdere il Senato. In questo senso il Partito Repubblicano è in una crisi che era effettivamente inaspettata, almeno in parte fino a pochi giorni fa, e vedremo come riuscirà a ricucirsi anche al suo interno. Infatti, volevo appunto capire, questa è sicuramente una domanda molto complessa, quale sarà il futuro del Partito Repubblicano? Possiamo già immaginare un nuovo leader? Io lo chiedo semplicemente perché il WSJ, ovvero The Wall Street Journal, ha già lanciato che Trump molto probabilmente creerà il proprio partito, il cosiddetto Patriot Party. Tra poco parleremo anche del Patriot Party e delle prospettive che ha. Però prima partiamo del Partito Repubblicano. Che cosa secondo te potrebbe accadere all'interno del partito che è anche lì una forte spaccatura e non solo chi sarà il prossimo leader? È difficile dirlo effettivamente perché fino a qualche settimana fa quasi tutti avrebbero scommesso, ad esempio, su Mike Pence, altri, cioè il vicepresidente uscente, altri avrebbero scommesso su Mike Pompeo, che non ha mai nascosto di avere ambizioni presidenziali. Poi ci sono figure uscite dall'amministrazione, la prima che viene in mente è Nikki Haley. L'ex rappresentante alle Nazioni Unite, che comunque ha mantenuto buoni rapporti tutto sommato sia con Trump sia con l'establishment repubblicano. Però ecco, sono tutti personaggi che in un modo o nell'altro, come lo stesso Mitch McConnell, sono stati un po' travolti dalla valanga del periodo della transizione, cioè il problema della contestazione elettorale. È quello che ha davvero fatto la differenza. Cioè ha messo tutti coloro che hanno in qualche modo collaborato molto con il presidente, molto da vicino, come ad esempio Mitch McConnell soprattutto e lo stesso Pence, in un angolo. Potrebbe essersi in qualche modo salvato come immagine pubblica proprio Pence, soprattutto perché di fatto ha svolto il ruolo di surrogato del presidente in questi ultimissimi giorni, con dei ruoli istituzionali molto delicati per lui, visto che lui stesso aveva in qualche modo contestato fino a un certo momento i risultati elettorali per poi cambiare idea. E per tentare di immaginare il futuro del partito, potremmo anche ricordare che comunque dalle primarie del 2016, quelle che poi Trump vinse per diventare effettivamente presidente, era emerso qualche nome nuovo, cioè era emerso un tentativo di rinnovamento del Partito Repubblicano dall'interno, con personaggi nuovi, relativamente giovani, quarantenni e cinquantenni, quindi di una generazione molto diversa da quella di Trump e in qualche misura anche da quella di Mike Pence, più giovani. Per esempio anche appartenenti a minoranze. Lo dico perché il partito ha comunque un grosso problema su tutta questa agenda, diciamo, delle grandi divisioni sociali all'interno del paese e quindi dovrà in qualche modo rinnovarsi. Ecco, credo che il primo compito del Partito Repubblicano sia comunque sganciarsi, distinguersi chiaramente dall'ala, diciamo così, più oltranzista, quella che poi finisce per essere contigua o collegata addirittura con le milizie armate, di fatto, che abbiamo visto in azione purtroppo al Campidoglio. Invece, volevo appunto sapere che cosa significa questa nuova amministrazione per le relazioni tra l'Unione Europea, tra l'Europa e gli Stati Uniti e soprattutto, secondo te, cambierà tanto anche a livello di politica estera nei confronti della Cina?
Beh, in Europa ci sono, credo giustamente, legittimamente, molte speranze di rapporti assai più distesi con questa amministrazione. Credo che sia corretto perché certamente Biden farà uno sforzo per ricucire i rapporti con gli alleati europei, non criticherà certamente l'Unione Europea se non in casi molto particolari e su questioni molto specifiche, forse commerciali, forse tecnologiche, forse strategiche di sicurezza, ma non in modo preconcetto come ha fatto Trump. Vedremo poi soprattutto il rapporto con la Germania, molto delicato, molto negativo in questi 4 anni. Non dimentichiamo che in Germania anche è in corso una transizione più lenta, più graduale, più alla tedesca, potremmo dire, al potere, visto che da settembre non avremo più la cancelliera Merkel al potere. In generale, credo comunque che sia giustissimo guardare al rapporto con la Cina come una grande discriminante per definire le relazioni transatlantiche nel prossimo futuro. Effettivamente quello è un grande tema ineludibile al centro dell'agenda politica transatlantica, cioè come gestire meglio il rapporto con la Cina è assolutamente indispensabile perché finora di dialogo transatlantico sulla Cina ce n'è stato pochissimo e questo è un errore estremamente grave, è un problema che va risolto sia in termini di rapporto Stati Uniti-Unione Europea, sia all'interno della NATO, cioè dell'alleanza politico-militare che lega le due sponde dell'Atlantico. Questo è un punto su cui ci sarà molto da riflettere e non sarà affatto, semplice farlo. Assolutamente no. Infatti, a partire dalle parole di Yellen, che non è stata molto friendly nei confronti della Cina, soprattutto per il fatto che i cinesi hanno rubato nel passato il know-how americano, cambierà tanto, a tuo avviso, tra gli Stati Uniti e la Cina, o molto probabilmente gli Stati Uniti proseguiranno con questa politica, se possiamo chiamarla hardcore nei confronti della Cina? La prima, diciamo, novità che mi aspetto dall'amministrazione Biden è nel metodo. Io credo che l'amministrazione non ricorrerà così spesso a due strumenti che sono stati fondamentali, direi quasi gli unici strumenti utilizzati dall'amministrazione Trump rispetto a Pechino, cioè le sanzioni dirette e in generale, chiamiamolo così, il protezionismo economico-commerciale, che di fatto poi non ha prodotto grandi benefici per l'economia americana, soprattutto per il settore manifatturiero. Quindi già interrompere questa spirale di protezionismo e sanzioni reciproche fra Stati Uniti e Cina sarebbe un grande passo avanti, anche nell'interesse europeo, ovviamente, perché consentirebbe di riavviare un po' un dialogo multilaterale che è rimasto completamente bloccato per 4 anni. Ovviamente questo non risolverà da sé i rapporti con la Cina, perché è evidente che la Cina ha approfittato spesso anche in maniera, per così dire, scorretta rispetto alle regole commerciali. Della sua capacità di crescita, del fatto di essere così fondamentale per tutte le filiere produttive, ormai tecnologiche e in parte anche finanziarie. Questo è un tema che andrà affrontato, ma penso che Biden cercherà di farlo in maniera meno bilaterale, più multilaterale, più graduale e proponendo soprattutto a Pechino degli accordi quadro e non semplicemente dei singoli accordi un po' così frettolosi per cercare di vendere al pubblico una vittoria rapida, che secondo me era l'altro limite dell'approccio di Trump, cioè la fretta non è una buona consigliera, soprattutto nei rapporti con un paese come la Cina, che è una cultura millenaria e che ha una grande pazienza nel affrontare questioni complicate. Quindi credo che ci saranno queste novità, certo i risultati non arriveranno in tempi brevissimi perché il problema, come sappiamo, è strutturale per l'economia globale. Assolutamente sì, torniamo però un passo indietro, ovvero vorrei parlare anche di Donald Trump perché oggi nel suo discorso di addio ha detto abbiamo fatto tanto, sono stati 4 anni incredibili, abbiamo sviluppato in pochi mesi un vaccino contro il Covid, un miracolo, abbiamo tagliato le tasse e centrato molti obiettivi, abbiamo il più grande paese e la più grande economia del mondo, ha detto Donald Trump vantando i successi della sua amministrazione, continuerò a lottare se sempre per voi ritorneremo in qualche modo. Se dovessi fare una valutazione dell'amministrazione Trump, ovviamente ci sono stati tanti punti non positivi, soprattutto la sua performance negli ultimi giorni non è stata il massimo. Però se dobbiamo ecco, fare un sum up degli ultimi 4 anni, come definiresti questa amministrazione uscente? Direi che prima dell'arrivo del Covid, della pandemia, il vero punto di forza relativa, ripeto, relativa,
dell'amministrazione Trump era ovviamente la crescita economica, perché comunque il paese era in una condizione di crescita piuttosto accelerata, soprattutto per i parametri di un'economia molto avanzata, di un'economia molto matura come quella americana. È anche vero però che buona parte di quella crescita economica era stata in parte, diciamo così, stimolata, non direi drogata, però certamente molto stimolata dall'intervento della Fed, che era più prudente di Trump, ma che alla fine aveva spesso ceduto alla pressione sia un po' degli eventi, sia dello stesso presidente, io credo, e aveva finito di fatto per stimolare l'economia anche in una fase già di crescita, cosa un po' anomala per un'economia avanzata. Secondo punto, Trump ha fatto ricorso soprattutto a deficit di bilancio, come molti altri presidenti, però un altro modo per stimolare l'economia in maniera forse non tipica di una fase di crescita già naturale, e poi aveva fatto ricorso, come spesso è accaduto in passato, ai tagli fiscali, come sappiamo, che però hanno una natura di per sé, diciamo, temporanea e sempre piuttosto ambigua. Quindi io direi che il record di Trump è tutto sommato abbastanza buono dal punto di vista economico, ma con dei caveat, con dei limiti, in particolare quando Trump sostiene, come ha fatto anche spesso, e compreso questo suo discorso, diciamo, di addio, quando Trump sostiene di aver lasciato in eredità un'economia senza precedenti, ecco, credo che questo non sia vero, perché quei tassi di crescita gli Stati Uniti li hanno avuti già in altre situazioni storiche, in altre fasi storiche, e non dimentichiamo oltretutto che Trump ha ereditato buona parte della crescita di Obama, per così dire, che era il rimbalzo, il lungo rimbalzo dopo la gravissima crisi del 2008-2010. Quindi, come dire, nelle sue affermazioni c'è qualcosa di vero e qualcosa di fake news, se volessimo utilizzare il suo stesso linguaggio. Certamente la situazione è radicalmente cambiata nell'ultimo anno, e questo non può essere certo attribuito a una responsabilità del presidente uscente. La sua responsabilità è nella cattiva gestione dell'ultimo anno, direi in parte anche dal punto di vista economico, perché io ritengo, ad esempio, che il sostegno agli stati da parte del governo federale sia assolutamente indispensabile in una fase del genere, e credo che avrebbe anche aiutato a ridurre in qualche modo una parte del danno economico. Intanto stiamo vedendo la famiglia Clinton, la famiglia Bush, è entrata poco fa, ovviamente per la cerimonia dell'insediamento. L'unica famiglia presidenziale che mancherà sarà ovviamente la famiglia di Donald Trump, che non sarà presente alla cerimonia. Volevo sapere, Roberto, se secondo te questa Patriot Party di cui si sta parlando potrebbe avere un qualsiasi futuro, visto ovviamente la popolarità del presidente, perché per quanto sia strano è riuscito a convincere gran parte degli americani, si tratta di milioni di americani, che le elezioni sono state fraudolenti. Sì, è vero, il suo livello di sostegno rimane molto alto nell'ambito del partito, soprattutto per così dire nell'ala populista del partito, se vogliamo quella dei Tea Party, quella come dire meno legata all'establishment repubblicano tradizionale. Quindi lui certamente ha intercettato e continua a incarnare una parte dell'anima del partito repubblicano, e con questo bisognerà fare i conti anche nei prossimi anni, almeno per i prossimi 2 anni. Poi vedremo, il primo vero test importantissimo saranno le elezioni di mezzo termine, ma insomma c'è tempo per preoccuparcene, non lo farei oggi. Importante invece, questo sia, cercare di capire se davvero Donald Trump tenterà di costruire un suo movimento. Io ho la sensazione che più che un partito sarebbe un movimento in qualche modo esterno che vorrebbe tenersi libero dai vincoli dell'essere un vero partito. Peraltro, magari per poi valutare più avanti le prospettive di una vera formazione politica, diciamo, consolidata. Peraltro io lo spero per il Partito Repubblicano, perché se invece Trump costituisse davvero una terza forza, la storia ci dice che quello che accade normalmente in questi casi con il sistema elettorale americano è sostanzialmente un danno gravissimo al partito che si trova, come dire, la terza forza più contigua, più vicina da un punto di vista della piattaforma ideologica, politica. Quindi ho la sensazione che questo significherebbe, come dire, incardinare una maggioranza democratica al Congresso e probabilmente alla Casa Bianca per almeno un altro mandato presidenziale e per un paio di mandati congressuali, perché normalmente il sistema elettorale spinge in quella direzione. Va anche ricordato, come dire, parentesi, che il Partito Democratico ha una sorta di maggioranza strutturale nel paese da molti anni.
Anche i presidenti che sono riusciti a conquistare la Casa Bianca dal versante repubblicano lo hanno fatto con coalizioni elettorali molto temporanee, per così dire, e sulla base di contingenze. In sostanza il paese ha una strutturale maggioranza democratica tuttora, e lo si è visto con il tasso di partecipazione al voto, in questo caso, che è stato altissimo da parte repubblicana. Trump ha portato i repubblicani a votare, e ciò nonostante ha perso di diversi milioni di voti. Questo significa che davvero c'è una situazione, come dire, profonda, che tende a favorire i democratici, naturalmente, il che non garantisce assolutamente l'esito elettorale. Intanto stiamo vedendo anche l'entrata della famiglia Obama, un'altra famiglia estremamente seguita, estremamente popolare negli Stati Uniti. Obama, appunto, quello che ha sostenuto veramente tanto Joe Biden durante, ecco, durante questo processo di elezioni. Questa, credo, se non sbaglio, è la famiglia Bush. Adesso con le mascherine un po' difficile riconoscere tutti. Intanto ti faccio ultimissima domanda. Oggi nell'ultimo discorso di Trump, che sembrava un po' più un comizio, bisogna anche dirlo, lui ha detto goodbye, ci vediamo in qualche modo. Come interpreti questa frase? Sì, intanto i discorsi di Trump somigliano sempre a dei comizi, anche i suoi tweet somigliavano. Però ci mancano i suoi tweet, possiamo dirlo che ci mancano i suoi tweet, perché è difficile per un giornalista andare in diretta senza controllare il Twitter di Trump, bisogna dirlo. Senza dubbio, e dovremmo fare anche tutti una riflessione importante, magari in futuro la faremo anche su queste, diciamo, in questo contesto, sul fatto che comunque non è mai gradevole in una democrazia liberale vedere un personaggio politico di fatto censurato. A me non ha fatto una bella impressione. Posso capire perfettamente Twitter, Facebook e quant'altro, la situazione era un po' estrema. Però devo dire, non è uno spettacolo gradevole vedere un personaggio politico di fatto censurato, seppure su un canale che rimane privato. Discussione appunto molto complessa da fare magari in un'altra sede. Però ecco, per chiudere sulla tua domanda, la mia sensazione è da parecchio tempo che Donald Trump abbia in mente un solo personaggio come dire futuro della sua eredità politica, cioè la figlia Ivanka. Beh, sì. Ci sono stati molti segnali anche in questo senso durante i 4 anni scorsi, e credo sia l'unico personaggio, diciamo, della famiglia e dell'entourage di Trump che abbia probabilmente anche l'ambizione in qualche misura di avere una vita politica futura. Ho parecchi dubbi che quello che è accaduto consenta un piano del genere realisticamente, però nulla toglie che la famiglia Trump potrebbe fare il tentativo. Quindi questo è il modo in cui ho interpretato quel "we". L'altro modo potrebbe essere ovviamente un "noi" più politico, come dire noi nel senso il nostro movimento. In questo caso dovremmo tornare al discorso appunto dell'eventuale partito dei patrioti, ma lo vedremo nei prossimi mesi. Grazie mille, è stato veramente piacere averti con noi in diretta in questa giornata storica per gli Stati Uniti. Roberto Menotti, direttore di Aspegna Online, grazie ancora e buon proseguimento. Grazie a voi e buona inaugurazione anche. Arrivederci. Grazie mille, arrivederci. Allora, intanto abbiamo visto alcune delle famiglie più importanti degli Stati Uniti, in primis gli ex presidenti, gli Obamas in questo istante, abbiamo visto i Clinton, poi abbiamo visto anche la famiglia di George Bush. In effetti tutte le famiglie, almeno le presidenze, i presidenti recenti sono ovviamente, come di consueto, presenti alla cerimonia dell'insediamento di Joe Biden, ma manca soltanto, purtroppo dico, la famiglia Trump, perché ovviamente sarà un insediamento abbastanza particolare per due motivi: sia per tutto ciò che gli assalti che sono successi a Capitol Hill proprio il 6 di gennaio, sia ovviamente per motivi di pandemia, che non possono essere tutte queste persone, che non possono essere degli assembramenti sociali, perciò di conseguenza non vedremo tutte queste persone di solito davanti a Capitol Hill. Intanto andiamo a vedere la performance dei mercati, brillante in questo momento l'S&P 500, che guadagna l'1,12%, il Dow guadagna 225 punti e il Nasdaq Composite in area 13.431 punti, in rialzo quasi del 2%. Se guardiamo i singoli settori, bisogna
Bisogna dire che la performance del comparto tech oggi è brillante. A partire da Netflix, che guadagna più del 14% insieme ad Amazon, Facebook anche sta performando abbastanza bene, l'intero comparto dei semiconduttori, le banche stanno soffrendo leggermente, fa eccezione soprattutto Morgan Stanley che è in rialzo dello 0,24% dopo le trimestrali molto positive. Per quanto riguarda le borse europee, mancano più o meno 35 minuti alla chiusura dei mercati europei, il DAX di Francoforte guadagna lo 0,73%, il CAC 40 di Parigi mezzo punto percentuale ed il FTSE MIB guadagna lo 0,82%. Noi ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo in diretta con Sante Pellegrino anche per capire che cosa segue per i mercati con la nuova amministrazione e ovviamente vi faremo senz'altro vedere le immagini dell'inaugurazione sempre durante il corso della nostra diretta. Rimanete con noi sulle fonti TV.